le rose appassite non rifioriscono. Ma dalla polvere del buon tempo antico può rinascere come in un sogno meraviglioso l'immagine, il profumo e la nostalgia di un'epoca suggestiva, vicina e pur lontana. 1890. 1890. La bicicletta è uno sport modernissimo per ragazzi spericolati. Il cricket è straordinariamente chic e molto favorevole ai flirt. E le automobili, che non mettono paura a nessuno, si fanno poco orgogliosamente rimorchiare dai cavalli. 1890. In questa dolce atmosfera di tardo romanticismo nasce quasi per contrasto una vicenda fortemente drammatica. La Vena d'Oro, dal dramma indimenticabile di Guglielmo Zorzi. Corrado, auguri, caro. Lasciami. Quando ti arrabbi sei brutta, sembri proprio una statua egiziana col becco. Corrado, basta, lascia. No, prima mi dai un bacio. Ti do uno schiaffo. Un bacio qui subito. No, no, che stupidaggine. Non so nemmeno come si fa. Carla, lascia che ti baci io. Ma dopo mi lasci tranquilla. Sì. E adesso vai via. Ma Carla. Vai via, ti dico. Ma non abbiamo fatto nulla di male. Sei odioso, non capisci mai. Vede, io sento che il futuro ci prepara qualcosa. Qualcosa solo per noi due. Qualcosa di bello. Di meraviglioso. Parla come un ragazzo. Ma l'ho fatta sorridere. Cosa vuoi dire? Perché hai detto è andata con Manfredi? Ho detto che è andata con Manfredi perché... perché sono partiti insieme... soli? Soli, sì. Ehi! Credi che siano tutte come te? Ma Corrado, sei impazzito! Io con mia madre faccio quello che voglio. E se la voglio far piangere, la faccio piangere! Sei cattivo, egoista, prepotente sei! Io devo farlo. È la felicità che abbiamo avuto, la gioia, i sogni. Sì, anche quel bacio per te non conta? Non è stato quello che credi. Ma cosa è stato? Solo un attimo di turbamento, un momento di follia di cui mi pento. Follia? Non è stato nient'altro. Nient'altro! No, nient'altro! I magici occhi di Marta Torren. L'arte signorile di Richard Bezeart. La rivelazione di un nuovo giovane attore, Mario Girotti. La forza interpretativa di Henri Wilbert e la recitazione colorita e commovente di Titina De Filippo fanno della Vena d'Oro un film eccezionalmente interessante, di raffinato buon gusto e di potente drammaticità.